Fiat il 1° giugno ha presentato un piano industriale che punta a triplicare gli utili per azioni dal 2017 al 2022. Una posizione finanziaria netta che dovrebbe passare da un rosso di 2,4 miliardi a fine dicembre scorso a positiva per 20 miliardi. Il cuore del piano si basa su una crescita del 7% dei ricavi medi l'anno. Il lancio di 29 nuovi modelli, di cui 10 elettrici o ibridi, con un deciso aumento di margini e soprattutto 2,8 milioni di Jeep vendute all'anno. L'accoglienza degli analisti però, e anche quella del mercato, è stata molto fredda. Dalla presentazione del piano industriale oggi il titolo ha perso il 13%, complice anche i timori di una guerra commerciale, ma le obiezioni degli analisti sono state che da qui al 2022 tutto può succedere, i target ad oggi sembrano molto ambiziosi. Al di là delle impressioni, a noi come sempre piace basarci sui numeri e quelli di Fiat Chrysler quest'anno parlano già di una svolta netta. L'utile per azione è atteso a fine dicembre in crescita dai 2,3 euro del 2017 ai 3,2 di quest'anno e quindi 5 miliardi di utili. Jeep dovrebbe chiudere l'anno con 2 milioni di auto vendute, non è poco perché solo BMW vende 2,1 milioni di auto, quindi raggiungerebbe il suo più vicino concorrente. Anche sul fronte debito la svolta è netta. A giugno la società ha annunciato il pareggio, con l'obiettivo di arrivare a fine anno con una posizione finanziaria netta positiva per 4 miliardi di euro. Facciamo due conti, il titolo capitalizza 25 miliardi, gliene togliamo 4 miliardi di posizione finanziaria netta positiva e arriviamo a 21 miliardi. Diviso i 5 miliardi di utile vuol dire che Fiat, oggi in borsa, quota 4,2 volte gli utili attesi per fine anno. È un multiplo davvero a forte sconto. Ora, per vedere cosa succederà da qui al 2022, è sicuramente lungo. In mezzo c'è ancora una guerra commerciale in atto, però viste le incertezze sul settore auto crediamo che una valida alternativa per investire su Fiat Chrysler sia il Cash Collect emesso da Unicredit con ISIN DE000HV40066. Perché? Perché dà delle buone cedole, le prime due incondizionate, quota sotto la pari e soprattutto ha una buona protezione perché la barriera è distante circa il 18,22% dai livelli di oggi. Andiamo a vedere questo prodotto. Dicevamo quota sotto la pari, quota 95,53 euro. Le prossime due cedole, quindi quella di settembre e quella di dicembre, sono incondizionate, pari a 2,3 euro. Poi tutte le cedole trimestrali successive, che sono 4 per il 2019, verranno distribuite se le date di valutazione. Il titolo Fiat Chrysler si troverà sopra la barriera, posta a 13,953 euro. C'è anche l'opzione Auto Callable. Cosa significa? Che se da dicembre in poi il sottostante, ovvero Fiat, alle date di valutazione si troverà sopra il livello iniziale, i nostri 18,6 euro, il certificate verrà ritirato a 100 euro. È lo scenario a cui noi puntiamo, ovvero incassare i 5 euro di differenza circa perché lo compriamo sotto la pari, le prime due cedole incondizionate e poi a dicembre il ritiro anticipato. Se così non fosse, alla scadenza abbiamo due scenari. Uno, quello positivo, con il titolo sopra la barriera e quindi il certificate ritirato a 100 più le eventuali cedole, due ricordiamo incondizionate. Se invece il titolo si dovesse trovare sotto la barriera, ad esempio appena sotto i 13,953 euro, il nostro certificate verrebbe ritirato a poco meno di 75 euro, l'abbiamo pagato 95, avremo una perdita di circa 20 euro, a cui però va poi sottratto tutte le cedole incassate. E noi siamo ottimisti, noi crediamo che il titolo sia sottovalutato e all'avvicinarsi di dicembre, ovvero del bilancio di quest'anno, i numeri renderanno sempre più credibile il piano industriale targato Sergio Marchionne. Con questo è tutto, vi auguriamo buon trading!